Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come capire quale muscolo deve lavorare in ogni esercizio. In realtà il video è praticamente inutile, nel senso che se anche una persona di base, partendo da zero o essendo già avanzato, non ha le conoscenze tecniche, che comunque io paradossalmente non ritengo poi così importanti, quantomeno se si ascolta deve arrivare al punto già dal giorno 1 in cui sente il muscolo, quindi automaticamente il corpo risponde per lui alla domanda. Quindi se io faccio una lat machine, se anche io non so che si chiami lat machine perché magari non ho visto scritto il nome sulla macchina, se anche non conosco minimamente i dorsali e così via, però sento che comunque lavorano i muscoli qua dietro, nella schiena, eccetera, eccetera. Questo per dire cose, per ovviamente ancora una volta avere sempre il focus sulle sensazioni, perché troppo spesso mi contattano delle persone, magari dicendomi non riesco a aumentare i carichi in questo esercizio, ad esempio lat machine. E ovviamente io gli spiego la solita storiella che ovviamente il peso è un mezzo, eccetera, eccetera, e dopodiché gli chiedo: ma senti il muscolo lavorare? E lui mi dice: rullo i tamburi, ma qual è il muscolo che deve lavorare nella lat machine? Quindi, come dire, e purtroppo magari la persona non è neanche all'inizio, oppure sì, però di fatto, pur al netto delle competenze di base, ripeto che non sono vitali, se uno si ascolta un minimo concetto che non lo so, è troppo evoluto evidentemente, e si rende conto e sente che muscolo lavora. Come sempre ti rimando per ripasso al test e alla guida per ascoltarsi sempre al meglio in termini di conoscenza di sé, e anche la metafora di Rocky 4, già che ci sei, interessante per comprendere un po' la prospettiva del muscolo. Quindi in realtà, per rispondere un po' alla domanda del video, come capire quale muscolo deve lavorare, e paradossalmente, ripeto, al netto delle competenze che non necessariamente devi avere, cioè non devi memorizzare mentalmente quale muscolo devi lavorare in ogni esercizio, in teoria lo impari in automatico nel momento in cui ti alleni, sai già magari qualcosina all'inizio se parti da zero, però se ti ascolti sai, senti già che muscolo lavora. Io faccio una panca piana piuttosto che una lat machine, se anche parto da zero sento bene o male all'inizio quale muscolo lavora, se mi ascolto. L'alternativa è che io faccio tutto meccanicamente, col solo obiettivo di spostare un bilanciere come se fossi un, non lo so, qualsiasi altra persona che non è in ambito palestra, e in quel contesto lì non sento niente, non si va da nessuna parte. Quindi i concetti sono sempre gli stessi, in salsa diversa, perché ovviamente i dubbi sono sempre gli stessi, e ripeto, se uno mi contatta dicendo non riesco a aumentare il carico e non sente, e non sa neanche quale muscolo deve lavorare perché non lo sente, si parte veramente da zero. In quel caso lì il carico è il minore dei problemi. E ovviamente, ancora prima in termini di importanza, viene magari l'eventuale pericolosità nel momento in cui io eseguo male il movimento, eccetera. Quindi di base, quando uno arriva in palestra a casa, qualche conoscenza l'hai già, quindi sai già alla lontana che magari nella panca piana lavora il petto, nella lat machine la schiena, eccetera. Però anche al netto di quello, paradossalmente, se io mi ascolto un minimo, sento quando faccio una panca piana che ovviamente interviene il petto, un po' magari i tricipiti, eccetera. Se non ho questa minima connessione mente-muscolo, autoconsapevolezza, non so più che termini inventare, chiamala come vuoi, veramente non si va molto lontano, perché a parte che manca il divertimento, perché anche per me, ripeto ancora una volta, il vero divertimento non è spostare dei pesi così a casaccio come se fossi un traslocatore, ma ovviamente sentire le ottime sensazioni. E dopodiché, per l'appunto, se manca questo, non si va da nessuna parte. Quindi mi raccomando, e la risposta è che se ti ascolti un minimo e puoi migliorare la connessione mente-muscolo con il test, con la guida, la risposta la dà il corpo per te. Non devi neanche studiare, puoi anche uscire la sera, tutte le sere, non studiare, ma dopo arriva l'esame che sei in palestra, metaforicamente risponde il corpo per te, ti ascolti, ti lasci guidare, ottimo pompaggio, e dopo sei tranquillo. E ti rimando anche la metafora di Rocky 4, come sempre paradigma autoconsapevolezza, sperando che qualcosa arrivi a forza di ripetere i soliti concetti. E infine, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.